DS, lo sapete, è un marchio nuovo, nato di recente, che finora aveva ribrandizzato, se vogliamo, alcuni modelli Citroën, ma invece qui al Salone di Ginevra 2017 c'è finalmente un nuovo modello, si chiama DS7 Crossback e non poteva che essere un SUV. E intanto che iniziamo a vederlo, vi dico già che, essendo un marchio, diciamo, posizionato al di sopra di Citroën, l'ambizione mai nascosta è sempre stata quella di essere premium, come si dice, quindi di andare a fare concorrenza ad auto, in questo caso come la Range Rover Evoque, l'Audi Q3, la BMW X1 o la Mercedes GLA. E devo dire che strizza l'occhio anche un po' a Lexus e Infiniti, sia come stile che alcune forme, molto levigata nella linea esterna. E poi ci sono anche dei richiami, soprattutto se venite a vederlo dove sono io adesso, qui sul frontale, vedete, mi ricorda un po' il SUV dell'Audi. Tra l'altro, leggete qui sulla fiancata Opera, perché ci sono diverse versioni ispirate, diciamo, a Parigi. DS è un marchio che si ispira molto alla capitale francese, tra queste versioni Opera, Rivoli e altre, di cui adesso non ricordo il nome, trovate le informazioni sul nostro sito omniauto.it. Qui però vi facciamo vedere adesso, in quest'altra stanza, gli interni. La DS7 Crossback si basa sulla piattaforma EMP2 del gruppo PSA Peugeot Citroën e quindi è una parente, diciamo, della 3008, del SUV 3008, ma ha ovviamente delle proporzioni un po' più allungate, un po' più bassa, e punta molto sulla tecnologia, soprattutto dei fari, che vi facciamo vedere adesso davanti, manco a dirlo, a LED, ovviamente, con tante sfaccettature e tanti punti luce che vanno a riprendere anche il design del posteriore. Qui un altro richiamo, vedete, oltre alla praticità, anche a una soluzione che si è vista sia su Audi che su Opel, questa apertura da aereo Antonov è stata chiamata, che porta con sé durante l'apertura anche i gruppi ottici, che adesso vi faccio vedere. Vedete, molto ricercata come design dei fari. E vediamo adesso anche, vi passo davanti, l'interno, perché una DS è anche molto ricercata dentro. Ci sono due schermi da 12 pollici che hanno un po' rivoluzionato gli interni rispetto al gruppo PSA, soprattutto vedete lo schermo centrale messo in orizzontale in 16 noni, molto, molto scenografico. E essendo un modello nuovo, finalmente i designer di DS si sono potuti, diciamo, esprimere liberamente senza avere troppi vincoli rispetto agli altri modelli esistenti, come era successo finora con le altre DS.